Benvenuti al TG8. In primo piano c'è la politica e la visita in Abruzzo del Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. Oggi pomeriggio è arrivata all'Aquila per la firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra governo e regione, poi a Montesilvano per la presentazione dei World Skate Games. E a Montesilvano c'è per noi il collega Paolo Durante. Ci colleghiamo in diretta. Bentrovato Paolo. Buonasera Gigliola. Sì, dici bene, si è concluso a Montesilvano il pomeriggio del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Prima però di dirvi il motivo per cui è arrivata alla Pala di Martin, facciamo un passetto indietro al primo pomeriggio di oggi all'Aquila, dove la Meloni ha firmato l'accordo per lo sviluppo e la coesione tra governo e la regione Abruzzo. Un accordo che vale quasi 1,3 miliardi di euro, ma per i dettagli sentiamo il servizio realizzato all'Aquila da Daniela Rosone. È stato il giorno del Premier Giorgia Meloni all'Aquila per la firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la regione Abruzzo. La Meloni è arrivata nel capoluogo intorno alle 15:30 in un auditorium del parco gremito di istituzioni politici e sindaci dei comuni d'Abruzzo. Con lei anche il ministro Raffaele Fitto. Prima di entrare si è intrattenuta un po' con i lavoratori della Tecnocall che hanno portato anche a lei la loro vertenza di lavoro, come Dino Rossi del COSPA che ha portato a lei le stanze degli agricoltori. A parlare per primo è stato il presidente della regione Marco Marsilio. Impegnando i fondi e spendendoli bene, sono più di 1 miliardo. Con diversi soggetti attuatori, c'è una grande responsabilità perché si deve cambiare il volto della terra grazie a nuove infrastrutture. Marsilio ha annunciato in apertura del suo discorso che il ministro San Giuliano, assieme al capo della struttura di missione Fiorentini, ha trovato le risorse che mancano, 5 milioni di euro, per completare i lavori al teatro comunale. La regione Abruzzo è tra le prime a concludere l'accordo di coesione. Ci sono risorse per trasporti e infrastrutture, rigenerazione urbana, ambiente e cultura, rifinanziate tutte le opere che si erano definanziate per il Covid, ma senza scippi, solo per gestire le fondi anche per i consorzi di bonifica, per acquedotti, per i depuratori e contratti di fiume, ancora fondi per le province, per le strade, per il rischio idrogeologico, quasi 200 progetti. Subito dopo è stata la volta della Meloni, che ha ribadito quanto sia legata alla città dell'Aquila, ha ricordato come il decreto Sud abbia creato questi accordi di coesione. La sfida più importante per l'Abruzzo sarà quella delle infrastrutture. Ha citato l'aeroporto di Pescara con l'allungamento della pista e ha annunciato che cominceranno presto i lavori per la terza corsia della 14. Ma la novità più importante è che la ferrovia Roma-Pescara si farà, ha detto. Siamo molto attenti a quest'opera che è la più importante. Con il PNRR erano previsti 600 milioni di euro, ma le tempistiche non hanno reso possibile la realizzazione dell'opera. Non si poteva rinunciare e quindi si sono trovate altre fonti di finanziamento. Nei prossimi giorni il CIPES sarà convocato per avviare il tutto. Non potevamo però permetterci di rinunciare a un'opera così strategica e quindi con coraggio e diciamo assumendoci le nostre responsabilità nella revisione del PNRR, noi abbiamo stralciato il finanziamento alla Roma Pescara e ci siamo messi contestualmente a individuare altre fonti di finanziamento per quest'opera. E quindi oggi che abbiamo completato quel lavoro, io voglio annunciare che la Roma Pescara si farà, che grazie al lavoro in particolare del ministro Salvini, del ministro Fitto, il governo ha individuato tutte le risorse che servono alla realizzazione dell'opera a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione, compresi gli ulteriori 100 milioni di euro che si sarebbero dovuti aggiudicare nel 2023. Nei prossimi giorni il CIPES sarà convocato chiaramente per tutti gli adempimenti concreti che servono a stanziare formalmente le risorse e ad avviare tutti i progetti, e quindi anche questo è un altro impegno che ci siamo assunti per sviluppare un territorio e per dare a questo territorio le necessità delle quali che chiaramente delle quali ha bisogno. Questi dunque i momenti salienti della visita all'Aquila della Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, che come abbiamo detto poi si è spostata a Montesilvano e per parlare della presentazione dei World Skate Games. L'Abruzzo sarà a settembre il protagonista di questo evento, importante evento mondiale. Paolo, dunque cosa ha detto la Premier?
Sì, grazie di nuovo per la linea Giglioli. Intanto la Meloni è stata applauditissima al suo ingresso qui al Paladin Martin di Montesilvano e dici bene per ospite per questa presentazione del cosiddetto Mondiale dei Mondiali. Tutte le discipline rotellistiche approderanno in Italia per la prima volta, 4 le regioni interessate tra le quali l'Abruzzo, 7 le città abruzzesi coinvolte, in ordine sparso sono Roccaraso, Montesilvano, Pescara, Francavilla al Mare, Chieti, Sulmona e Tortoreto, numeri imponenti, oltre 12.000 tra atleti, tecnici e delegazioni, 100 i paesi dai 5 continenti e verranno assegnati 154 titoli mondiali. Ma come dicevi tu, sentiamo uno stralcio di quello che ha detto sul palco la Presidente Meloni. E sono qui ovviamente per dire che la mia presenza significa, Presidente Arabo, Presidente Marsilio, che il governo e tutto il sistema Italia sono concentrati su questo evento. Io penso sempre, no, che cosa significhi per qualcuno che viene dall'altra parte del mondo sapere che il campionato del mondo si svolge in Italia. Penso alla grande attesa che c'è, perché guardate, io sono tornato stanotte alle 3 dal Giappone, giro moltissimo l'Italia e ovunque io vada vedo come gli altri ci percepiscono, come è percepita la nostra nazione poi ai confini nazionali, quanta voglia ci sia di questa nazione, quanto rispetto, quanta ammirazione ci sia per l'Italia. Allora, chi oggi viene in Italia e in Abruzzo e nelle altre regioni che sono coinvolte in questo evento, dal resto del mondo si aspetta tanto da noi. E noi dobbiamo mettere a disposizione tutto quello che abbiamo per rendere questa esperienza indimenticabile. Tornerà molte altre volte. E tornerà, e questa è la seconda ragione per la quale considero questo evento particolarmente importante, tornerà per l'Abruzzo, tornerà per tutte le città che sono state coinvolte, qui sono 6, quindi insomma l'Abruzzo, come è stato detto, farà la parte del protagonista nella competizione, anche le altre regioni chiaramente saranno molto importanti, ma l'Abruzzo ha un'occasione, perché certo magari L'Aquila è particolarmente nota, certo Roma è una città molto nota, certo Milano è una città molto nota, ma in questo evento partecipano città che magari fuori dai confini nazionali sono molto meno note e che hanno tantissimo di sé da raccontare, perché questa è la forza dell'Italia. Questo è dunque uno stralcio di quanto ha detto sul palco a Montesilvano la Presidente Meloni. Il Presidente della Regione Marco Marsilio ha parlato, in riferimento a questo evento, del fatto che l'Abruzzo è fortunato perché ha un santo in paradiso e ha parlato di Sabatino Araku, Paolo. E cosa ti ha detto Araku, il Presidente Araku? Sì, allora... Dici bene Gigliola, Sabatino Araku, che è il presidente della Federazione Italiana e anche internazionale degli sport rotellistici, lo sentirete tra pochissimo anche qui una brevissima intervista, è particolarmente soddisfatto. E qui ci salutiamo davvero da Montesilvano, è tutto, da parte mia e da parte del tecnico Diego Martelli, la linea può tornare a voi. Sabatino Araku, perché questa manifestazione è definita il Mondiale dei Mondiali? Ma i World Skate Games sono l'evento più grande e iridato che esiste, 154 titoli mondiali assegnati, sono tanta roba e non sono per tutti gli sport, quindi noi siamo quelli che produciamo in questo evento più titoli mondiali e questo è il nome, ma quello che ci tengo a dire che è bello che noi siamo quegli sport tutti diversi, perché abbiamo 12 sport, neanche 12 discipline, dall'hockey al pattinaggio artistico, al downhill, allo skateboarding, all'hockey, uno diverso dall'altro, con unico comune denominatore le rotelle sotto i piedi. E i giovani guardano molto a noi,